Non si può fare comunità senza vicinanza. Non si può fare pace senza vicinanza. Non si può fare il bene senza avvicinarsi. Nell'omelia della messa celebrata a casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato l'episodio evangelico della guarigione del lebbroso, rimarcando che il Figlio di Dio si è escluso, ha preso su di sé l'impurità del peccato per avvicinarsi a noi, senza curarsi delle critiche o dei giudizi. Tante volte penso che, non dico impossibile, ma è molto difficile fare dal bene senza sporcarsi le mani. E Gesù si sporcò. Vicinanza. E poi va oltre. Già, e vai dai sacerdoti e fa quello che si deve fare quando un lebbroso viene guarito. Quello che era escluso dalla vita sociale, Gesù include. Include nella Chiesa, include nella società. Vai, perché tutte le cose siano come devono essere. Gesù non emargina mai alcuno, mai. Emargina se stesso per includere gli emarginati, per includere noi, peccatori emarginati, con la sua vita.